La scuola è intitolata Primo Levi, oggi affrontiamo Primo Levi come chimico ma anche Primo Levi come letterato e testimone. Un bel progetto multidisciplinare che insegna ai ragazzi che bisogna esprimersi correttamente nella propria lingua, bisogna saper comunicare tutte le proprie conoscenze, tutti i propri interessi e tutti i pensieri. Oltre a essere un progetto multidisciplinare è frutto anche della collaborazione di tanti enti. È piaciuto, e di questo siamo molto orgogliosi come scuola, è piaciuto all'ANED, è piaciuto alla Città Metropolitana, all'Ufficio Scolastico Regionale, e da qui oggi si parte per un percorso che terminerà l'anno prossimo, il 27 gennaio, perché i ragazzi riceveranno delle consegne dai relatori e svilupperanno la figura di Primo Levi, la rielaboreranno a modo loro, e proprio perché devono essere in grado di comunicare insegneranno loro ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Busalla chi è stato Primo Levi, e questo diciamo completerà un po' il quadro l'anno prossimo in un progetto di didattica innovativa che verrà inserito anche nelle manifestazioni ufficiali della Shoah del Genovesato. Quest'anno è un anno importante, 2019, perché sono i 100 anni dalla nascita di Primo Levi, che infatti nacque a Torino nel 1919, ma è anche l'anniversario della tavola periodica degli elementi di Dmitri Mendeleev, proclamato l'anno internazionale dall'UNESCO, proprio per celebrare e ricordare questa tavola periodica che è la summa della natura. E tra l'altro c'è un doppio legame, perché uno dei libri più importanti, più belli di Primo Levi è il Sistema Periodico, che quindi tabella periodica, sistema periodico, è un link straordinario, e quindi questa è un'occasione molto opportuna per parlare ai giovani di Primo Levi, del suo ruolo non soltanto come scrittore ma anche come chimico, che era importante. La testimonianza di Primo Levi, che è stato certamente un testimone ma è stato prima di tutto un professionista del mondo dell'industria, quindi un chimico, e quindi da questo punto di vista la sottolineatura è anche quella del voler ricollocare l'avventura, la testimonianza, la tragedia dentro un quadro di quotidianità, perché il lavoro quotidiano del chimico è quello che poi in realtà avrebbe dovuto essere il destino principale di Primo Levi, e anche il decentramento dell'iniziativa. Siamo a Ronco, Primo Levi è l'unica scuola autonoma che ha una sede nell'entroterra genovese, ligure direi, scuola superiore, e la scelta di Primo Levi anche da questo punto di vista credo sia significativa. La chimica è stata per Levi una scuola di vita, come l'alpinismo e come lo studio della lingua, sono tre i pilastri della sua formazione: la montagna, la lingua, i dialetti e soprattutto la scienza e la chimica, che sono state per tutta la sua vita, si può dire, le vie di salvezza. Anche nel momento più tragico, ad Auschwitz, il ricordo dei suoi anni universitari e l'esperienza fatta nella facoltà di chimica di Torino sono state una possibilità di salvezza, una possibilità di conservare un barlume di civiltà dentro la barbarie. Lavorava in una grande azienda chimica a Settimo Torinese, dove ha lavorato come chimico per una vita intera, conservando un'idea, si può dire, artigianale di chimica fatta con le mani. Le mani sono molto importanti nella sua scrittura, perché questi erano i suoi veri strumenti di lavoro, e si amava definire lo scrittore della domenica, perché lavorando tutta la settimana in un'azienda chimica aveva poco tempo, finché non è andato in pensione, per dedicarsi alla letteratura.